Buongiorno a tutti, diamo avvio a questo webinar che CNA Ancona, insieme alla società CNA Tecnoquality, che eroga il servizio Export Box, hanno organizzato nell'ambito delle iniziative formative ed informative rivolte alle imprese del territorio della Regione Marche. In particolare, questo webinar, si intitola Fare Business in Cina. Strategie e strumenti per la ripartenza. Ora, siamo molto felici di annunciare che con questo webinar diamo avvio in modo operativo ad una nuova e prestigiosa collaborazione con lo studio legale NCTM, lo studio legale che ha sede a Roma, Milano, Londra, Bruxelles e Shanghai. E sarà proprio dall'ufficio di Shanghai che saranno collegati alcuni degli ospiti di questa mattina. Vorrei innanzitutto quindi ringraziare lo studio legale NCTM, nelle persone dell'avvocato Toti e della dottoressa Formichella che sono in collegamento con noi, perché ci hanno contattato, hanno proposto questa collaborazione alla quale noi abbiamo aderito con entusiasmo. NCTM infatti è uno degli uffici legali più prestigiosi in Italia, hanno oltre 250 professionisti, 64 soci e come dicevo ben 5 uffici operativi tra Italia ed estero. Quindi è riconosciuto come uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, sia per le dimensioni che ha, per il numero e la rilevanza delle operazioni che sono da loro seguite. NCTM si distingue in modo particolare sul mercato e tra gli esperti di diritto come innovatore dal punto di vista, da molti punti di vista vorrei dire. Ha realizzato numerosi first per quanto riguarda la consulenza legale e fiscale e ha compiuto delle scelte pionieristiche anche in campo tecnologico. Quindi, come si diceva, loro hanno un ufficio a Shanghai ed è uno dei pochissimi studi legali italiani con una licenza rilasciata proprio dal Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese ed è autorizzato ad operare in Cina. Quindi i professionisti, che sono in parte anche qui con noi e che ringrazio, del China Desk, parlano correntemente il cinese, hanno una profonda conoscenza del background culturale e professionale cinese ed una esperienza ultra ventennale sia nell'accompagnamento di imprese italiane che intendono estendere l'ambito della propria attività al mercato cinese, come potrebbe essere il caso delle imprese che sono collegate con noi questa mattina, sia nell'assistenza alle imprese cinesi che sono interessate ad effettuare operazioni di carattere straordinario in Italia. E tra le imprese cinesi da loro seguite ci sono i principali gruppi pubblici e privati nei settori industriale, bancario, aeronautico e delle telecomunicazioni. Quindi davvero una partnership di cui siamo onorati, estremamente prestigiosa e che sono certa darà assolutamente frutti proficui nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, non solo diciamo, alle strutture stesse, ma soprattutto alle imprese che CNA segue sul territorio e che sono interessate ad avviare relazioni o consolidare le relazioni commerciali e produttive con la Cina. Benissimo, dunque. Diamo avvio a questi lavori con un ospite davvero eccezionale, che ringrazio davvero di cuore. Parliamo dell'ambasciatore Attilio Massimo Iannucci. Grazie ambasciatore di essere qui con noi e benvenuto. L'ambasciatore Iannucci è stato già ambasciatore in Cina, è esperto di diritto internazionale, ha una lunga carriera diplomatica e collabora con lo studio NCTM dal 2013. Si occupa, grazie alle prestigiose esperienze in ambito diplomatico, del potenziamento dei rapporti tra l'Italia e la Cina, consentendo un ulteriore sviluppo dell'ufficio NCTM della sede di Shanghai. Quindi, per quanto mi riguarda, è tutto e passerei quindi volentieri la parola all'ambasciatore Iannucci, che di nuovo ringrazio. Grazie della presentazione. Sono molto lieto di essere oggi con
come membro dello studio NCTM, accanto ai colleghi che vedo sullo schermo, Hermes Pazzaglini, con cui l'amicizia è di lunghissima data, Carlo Geremia, non vedo Laura Formichella, Enrico Toti, ma dovrebbero essere collegati. Dottor Miele è un altro personaggio importante che ho avuto il piacere di fare conoscenza qualche anno fa. Devo introdurre questo seminario, ma non vorrei entrare nel merito, perché le cose che verranno dette, vedendo i titoli, saranno particolarmente tecniche. Si parlerà di e-commerce, si parlerà di investimenti. Io vorrei fare qualche riflessione di carattere più politico, perché a volte, se mi permettete, quando parliamo di Cina, parliamo con i cinesi, noi mettiamo davanti a tutto gli aspetti economici del nostro rapporto. In altre parole, andiamo avanti Marco Polo e ci dimentichiamo un po' di Matteo Ricci, per fare un esempio così un po' concreto. E vorrei dire, per cominciare, che parlare di Cina in questi giorni non è una cosa facile. Dobbiamo riconoscere che stiamo attraversando un momento di delicatezza di questi rapporti, perché la Cina appare come l'autore di tutti i mali di questa terra. E in questa atmosfera è difficile avviare nuovi contatti, avviare nuove iniziative. Le comunicazioni sono ancora più difficili, quindi è un momento in cui bisogna parlare di Cina, ma richiede uno sforzo ulteriore, uno sforzo notevole. Dobbiamo però considerare che la pandemia ha messo a nudo i rapporti Italia-Cina, che non sono così entusiasmanti come sembrano. Noi dobbiamo un po' abbandonare questo tono a volte trionfalistico dei rapporti straordinari con questo paese. Sì, sono rapporti straordinari basati su una comunanza di storie, ma i risultati non sono entusiasmanti. Quando Wang Jiabao, il primo ministro cinese, venne in Italia in visita ufficiale nel 2010, era presidente del Consiglio l'onorevole Berlusconi, proclamarono i due primi ministri che la bilancia dei pagamenti fra i due paesi, da 35 miliardi di euro di quel momento, sarebbe passata in 5 anni, 6 anni, a 80 mila miliardi. Ecco, siamo ancora a 45 mila. Non è che c'è stato un balzo in avanti nelle relazioni fra i due paesi. La bilancia dei pagamenti con questo enorme paese che è la Cina ha delle cifre pari a quelle che noi consideriamo con la Svizzera. Le nostre esportazioni in Cina sono come quelle con la Svizzera. Questo ci deve far riflettere, ci deve far impegnare e pensare che ci sono delle sacche di opportunità che noi non andiamo a sfruttare per una serie di ragioni, per una serie di motivi. La bilancia dei pagamenti fra i due paesi è squilibrata. Sì, sale, è salita da 30 miliardi del 2010 e adesso siamo a 45. Ma sale sempre così, squilibrata. In termini calcistici, io ripeto sempre che perdiamo per 2-1, la Cina vince per 2-1. I prodotti cinesi che vengono in Italia sono il doppio di quelli che noi portiamo in Cina. Ma sono cifre non proporzionate all'entità degli attori, soprattutto della Cina, e da parte nostra anche delle possibilità, delle potenzialità. Cosa bisogna fare? Qual è l'obiettivo? A questo punto il pallino è nelle mani delle piccole e medie imprese, perché solo questo tessuto così ramificato, così sensibile, che avvia rapporti economici su base personale molto spesso, è quello che riesce a dare un'immagine diffusa e penetrante del nostro paese in Cina.
problema è che le piccole e medie imprese non hanno la forza di andare da sole in Cina. Hanno bisogno di essere assistite, di essere accompagnate, ma non portate per mano. Hanno bisogno di qualcuno che dia delle indicazioni. Ben venga allora il lavoro svolto dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Ma tutte queste organizzazioni devono evitare di portare gli imprenditori in Cina come se li portassero ad un bancomat. La Cina è un paese, è un mondo, è un pianeta diverso da noi perché hanno una filosofia completamente diversa, hanno un processo logico assolutamente diverso dal nostro. Noi veniamo dalla filosofia greca, loro hanno Confucio, sono due mondi che difficilmente coincidono nell'approccio, dove però si può trovare un punto di contatto. Ecco, le confederazioni, la confederazione dell'artigianato e le altre entità che assistono le piccole e medie imprese devono fare un salto di qualità, dire alle imprese: non facciamo solo un viaggio per conoscere la Cina, non andiamo solo a vedere le opportunità economiche, cerchiamo di avere una strategia italiana con questa autorità. I nostri imprenditori, molto spesso mi è capitato quando ero in Cina, andavano a visitare le controparti cinesi ed erano tutti contenti quando avevano un appuntamento con il capo dell'ufficio Italia del Ministero delle Finanze. Il capo dell'ufficio Italia del Ministero delle Finanze a Pechino non ha quelle capacità di autonomia, quelle capacità operative che può avere il capo di un ufficio di un nostro ministro. Il governo cinese è diverso dal governo italiano, tanti versi. Insomma, è una cosa differente, un organo che funziona in maniera differente. È il partito il motore della politica cinese, non il governo. Il partito che indica poi al governo le vie da seguire e il governo poi riferisce al partito sui programmi che sono stati eseguiti o meno. Quindi quando andiamo a parlare con i cinesi, cerchiamo di parlare un po' più di politica. Parlare con i cinesi e andare anche al Comitato Centrale non significa condividere necessariamente le ideologie di quel paese. Significa dare atto di una realtà che esiste, di un assetto istituzionale di questo paese, di un assetto culturale, di un assetto sociale, di un assetto storico, e lavorare su quello, se no ci facciamo delle illusioni. Noi pensiamo di parlare con il direttore generale di non so quale ministero, ma non è lì il potere, non è lì, dice, ma io ho incontrato il ministro, ma non è quello, è il comitato centrale che bisogna andare a sentire. I cinesi con noi hanno un rapporto buono, in sostanza, non capisco ancora perché non ci mandano a quel paese. Loro non hanno molto da guadagnare dal rapporto con noi, siamo più noi che possiamo guadagnare, ma loro non dimenticano gli errori che abbiamo commesso. Pochi sanno che nel 1899 abbiamo dichiarato guerra alla Cina, poi abbiamo ritirato la dichiarazione di guerra. A Pudong abbiamo cancellato 300 miliardi di crediti di aiuto per la costruzione di Pudong, perché i soldi erano finiti a Milano, sequestrati ai tempi di Tangentopoli. Nel 2010 c'erano più turisti cinesi in Svizzera che in Italia. Perché questo? Perché non conosciamo la Cina. C'eravamo dati dei plafond di visti da dare ai cinesi ogni anno, ma senza nessuna base, solo perché temevamo l'immigrazione illegale. Ma i cinesi, se devono fare l'immigrazione illegale, la fanno lo stesso, ma quando entrano sono meno, molto meno pericolosi di altri flussi migratori. Oggi stiamo portando sostegno ad una proposta che gira per l'aria di mettere la Cina sotto osservazione di una commissione d'inchiesta per la pandemia. I cinesi questo non lo dimenticano,
loro della commissione d'inchiesta credo che non abbiano timore, però attenzione anche noi. Allora, tutto questo per dire che i rapporti economici vanno molto bene, vanno coltivati e vanno considerati, però c'è una parte che forse non lasciamo, una parte politica nella quale potremmo essere avvantaggiati se tenessimo tutti questi fattori in considerazione. In altre parole, e qui concludo, se noi limitiamo il contatto con i cinesi ai rapporti economici, non andiamo lontano, perché loro sono molto più bravi di noi, loro non hanno stima dei commercianti che vengono dalla Via della Seta, loro vogliono avere degli interlocutori che riescono a creare una cornice di dialogo politico. Ripeto, questo non significa condividere le ideologie, gli errori, i diritti umani, queste cose qui, no, è proprio una questione di sistema. Noi dobbiamo creare questa cornice di dialogo politico, di fiducia, di conoscenza, perché noi non sappiamo niente della Cina per tante cose che riguardano la storia recente del nostro paese. Nei nostri libri di scuola hanno cancellato tutto quello che parlava di Cina. È un fatto che tutti quanti, c'è un buco culturale in Italia per quanto riguarda la Cina. Allora, ricostruiamo un attimo questa cornice politico, culturale, sociale, cioè. Questa cornice ci aiuterà a collocare al posto giusto le iniziative economiche, a proteggerle e a svilupparle. E questa è forse la chiave di un nuovo percorso da avviare con la Cina. Non più la Cina come bancomat, ma la Cina come interlocutore politico, tenute le distanze, naturalmente, su certe cose su cui non andremo mai d'accordo, non vorrei essere frainteso, ma su quelle dove invece siamo d'accordo, cerchiamo di sviluppare questo rapporto in modo da avviare delle relazioni di carattere economico molto più fruttuose di quelle di oggi. Grazie. Grazie a lei, ambasciatore, perché non avevo dubbi che il suo intervento sarebbe stato una ottima introduzione al nostro seminario, così è stato, quindi la ringrazio davvero. Siamo riusciti in questo modo ad inquadrare in maniera estremamente competente, si nota naturalmente la sua profonda conoscenza del paese e della sua cultura, e quindi siamo pronti a calarci ora in quello che è, diciamo, la parte più tecnica, più operativa del nostro seminario, non prima di aver ricordato ai partecipanti che qualora avessero delle domande da porre o a lei, ambasciatore, o agli altri relatori che la seguiranno, potranno farlo scrivendo la loro domanda nella chat che trovano a destra del loro schermo. Benissimo, quindi vorrei passare ora la parola all'avvocato Carlo Geremia. Il titolo della sua relazione è Cross Border E-commerce, modalità, ostacoli e costi per accedere al più grande e più ambito mercato online al mondo. L'intervento quindi affronterà l'analisi sulle modalità di accesso, le modalità amministrative, logistiche e doganali per entrare appunto nel mercato online della Cina. Il dottor Carlo Geremia è avvocato, Master of Law presso la sede NCTM di Shanghai, lavora in Cina da oltre 20 anni, parla e scrive correntemente il cinese e da 2 decenni è al fianco delle aziende italiane in Cina. Quindi anche nel caso dell'avvocato Geremia ha una grandissima esperienza e competenza su questo tema. Quindi a lei, avvocato Geremia, la parola. Grazie dottoressa Trenta per la presentazione. Volevo solo assicurarmi che mi sentiate, che l'audio sia buono. Grazie. Io la sento perfettamente. Benissimo. Grazie a CNA Ancona per l'organizzazione e l'ospitalità di questo evento. Ringrazio anche l'ambasciatore per l'introduzione e inquadramento così efficace. Spero di essere almeno in parte altrettanto efficace nella mia presentazione, sicuramente più arida. Saluto il dottor Miele e i colleghi di NCTN. Parlerò a livello di introduzione appunto, come dicevo, dell'e-commerce in Cina
in particolare nella modalità cosiddetta cross-border. Parlerò per circa una ventina di minuti e pregherei la dottoressa Trenta eventualmente di segnalarmi se a livello di tempistica stessi sforando il tempo assegnato. E, in sostanza, a livello di e-commerce possiamo configurare due modalità. Quella domestica, che significa vendere online Cina su Cina, e quella cross-border, in cui invece il venditore, l'azienda italiana in questo caso, vende direttamente al consumatore dall'Italia o comunque da extra Cina, vende direttamente al consumatore finale in Cina. E, ora, la modalità cross-border e-commerce, cross-border nel senso di transfrontaliera, presenta, diciamo, ad un primo esame dei vantaggi evidenti, tre in particolare. E cioè, il primo, che non è necessario per l'azienda italiana costituire, avere una presenza in Cina, ossia una società commerciale in Cina. Il secondo vantaggio è che il riferimento a certi prodotti per i quali solitamente è richiesta al momento dell'ingresso sul mercato cinese la registrazione oppure una specifica licenza, e mi riferisco a prodotti come i cosmetici oppure certi dispositivi in senso lato medici, questo requisito viene, diciamo, nel caso del cross-border e-commerce, si viene esentati dall'ottenimento di questo requisito. Il terzo vantaggio è che entro certe quote, che poi andrò a quantificare verso la parte conclusiva del mio intervento, l'importazione dei prodotti in modalità cross-border e-commerce è esente da tassi doganali, IVA e altre imposte indirette, a carico quindi che sarebbero a carico del consumatore finale. Ovviamente, a fronte di questi tre evidenti immediati vantaggi, ci sono altri aspetti che cercherò di esaminare nel corso di questo intervento, di complessità e di costi anche. Cioè, parlerò di costi, cioè quanto costa fare cross-border e-commerce, e poi anche a livello di accessibilità, poi in concreto al mercato cinese, perché spedire dall'estero ovviamente significa che il prodotto non arriverà al consumatore, non dovrebbe arrivare al consumatore con la stessa rapidità con cui il consumatore è abituato a riceverlo in caso di e-commerce Cina su Cina, cioè vuol dire il giorno stesso o il giorno successivo. E un altro aspetto, a livello diciamo più pratico, commerciale, dei margini, e che la modalità cross-border e-commerce, essendo una modalità che è parcellizzata, letteralmente, cioè si compone di una molteplicità di singole spedizioni, viene ad aver senso dal punto di vista economico per prodotti che abbiano marginalità elevate. Quindi è più difficile da configurarsi per prodotti, per fare un esempio, alimentari come, non so, la pasta, l'olio d'oliva, oppure il vino. Ecco, questa un po' era la prima parte del mio intervento di carattere introduttivo. Ho altre due sezioni. In una diciamo seconda sezione, che adesso vado ad affrontare, farò una visione d'insieme del contesto normativo, quindi di che cosa dicono i regolamenti, e in una terza ed ultima sezione invece farò due esempi di piattaforme online per la vendita in modalità cross-border, e cioè Tmall Global e JD Worldwide, rispetto alle quali darò delle indicazioni di quelli che sono i costi d'ingresso sulla piattaforma e di mantenimento del punto vendita virtuale sulla piattaforma.
Quindi parlando di una diciamo, visione generale di carattere normativo, i riferimenti normativi sono essenzialmente tre. C'è un provvedimento che il Ministero del Commercio, insieme alle dogane e ad altre autorità, compreso l'ufficio tasse, hanno emesso nel 2019, che descrive quali sono i soggetti dell'e-commerce diciamo, descrive gli obblighi delle parti coinvolte. C'è poi una lista di prodotti per il cross-border e-commerce e un terzo dato normativo è dato da una comunicazione dell'ufficio delle tasse che appunto fa riferimento alle esenzioni in caso di importazione in modalità cross-border e-commerce. Volendo, diciamo, sintetizzare gli aspetti normativi, io credo che quello da sottolineare sono i seguenti punti. Il primo è che non tutti i prodotti possono essere importati in Cina in modalità cross-border e-commerce e di conseguenza beneficiare di due dei vantaggi, tra gli altri, di due dei vantaggi che evidenziavo, e cioè l'esenzione dalle registrazioni e licenze in caso di primo ingresso nel mercato cinese, e due, le esenzioni entro una certa quota, entro un certo importo, tasse e imposte indirette. Ecco, e la lista è una lista, quella che attualmente circola, è una lista di prodotti, sono in tutto 1413, la cui versione più aggiornata risale al 2019 e comprende prodotti che vanno dai cosmetici a prodotti alimentari, al latte in polvere e via dicendo. Quindi un primo passo per chi fosse intenzionato ad avvalersi di questa modalità è fare riferimento a questa lista e vedere se il proprio prodotto o i propri prodotti rientrano in quelli elencati. Il secondo punto che vorrei evidenziare e che viene, diciamo, descritto in dettaglio nel primo provvedimento normativo di cui parlavo, cioè in questa comunicazione, in questo regolamento emesso congiuntamente da più autorità governative di livello ministeriale, è che la modalità cross-border e-commerce è una modalità estremamente, diciamo, trasparente e controllata da parte delle autorità cinesi, in particolare da parte delle dogane cinesi. Trasparente e controllata significa che tutti i soggetti debbono rispondere a certi requisiti. Allora, per quanto riguarda il soggetto straniero, cioè l'azienda italiana che vende, ovviamente deve essere un soggetto registrato all'estero, non in Cina continentale. E per quanto riguarda tutti gli altri soggetti, dalla piattaforma per la vendita online ai fornitori di servizi di dichiarazione doganale, sdoganamento, logistica e servizi di pagamento, devono tutti essere soggetti registrati nella Repubblica Popolare Cinese e in possesso delle licenze che consentano loro di svolgere questa attività. In particolare la piattaforma online, quindi il Tmall Global oppure il JD Worldwide del caso, devono avere un collegamento diretto con l'autorità doganale, per cui tutte le transazioni, in tutte le loro fasi, i dati di tutte le transazioni, in tutte le loro fasi, possano essere condivisi con l'autorità doganale cinese. Menzionavo quindi tra i vari soggetti il soggetto, l'azienda straniera venditrice, sulla quale grava una responsabilità anche in termini di responsabilità del produttore, e quindi per eventuali danni, problemi che possano derivare dalla vendita
del prodotto in Cina, credo che anche sia importante tener conto che chi vende in Cina, seppure dall'estero, debba essere in grado, e questo evidentemente attraverso anche il supporto degli altri fornitori in Cina, di garantire con una tempistica, diciamo, efficiente anche l'assistenza post vendita, che in Cina si concretizza nella possibilità di sostituire, ricevere in restituzione oppure sostituire il prodotto, l'oggetto che è stato venduto. E poi accennavo appunto alla piattaforma, poi i vari fornitori a livello di sdoganamento, servizi di logistica, eccetera, per i quali questo regolamento prevede responsabilità specifiche in relazione al proprio ambito di attività. Un altro punto, vorrei, ecco, tra l'altro, facendo un attimo un passo indietro, sulla modalità cross-border e-commerce e sulla lista di cui parlavo dei prodotti, come accennavo, ci sono questi 1413 prodotti che, limitatamente ai quali, può essere è consentita la vendita in Cina in modalità cross-border e-commerce. In questo ambito, la lista stessa distingue due modalità, cioè alcuni soltanto relativamente ad alcuni prodotti è possibile la vendita, diciamo, diretta, spedendo la confezione direttamente dall'Italia in Cina. Per altri è prevista la vendita in cross-border e-commerce, però limitatamente alla modalità in cui il prodotto venga prima immagazzinato in una zona franca doganale, tra quelle molteplici che sono state create in Cina proprio per il cross-border, e poi dalla zona franca doganale, al momento dell'acquisto e del pagamento, venga spedito al consumatore finale. Quindi anche di questo va tenuto conto. Ovviamente in questa seconda modalità, che ha dei costi aggiuntivi di logistica presso la zona franca doganale, d'altro canto ha dei vantaggi perché essendo il prodotto già in territorio cinese, seppure non ancora da un punto di vista doganale, le tempistiche per la consegna sono ridotte, quasi paragonabili all'e-commerce domestico. Accennavo poi alle esenzioni di tipo fiscale. E cioè, nel 2018 l'Ufficio delle Tasse è intervenuto prevedendo che, per quanto riguarda acquisti condotti da un medesimo soggetto, l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali, l'IVA e nonché altre imposte indirette che fossero applicabili, fosse aumentata da 2.000 renminbi a 5.000 renminbi per ciascuna singola operazione di acquisto, il che significa in euro da circa 250 euro all'equivalente di circa 623 euro. C'è poi un budget fissato su base annuale, e cioè questo medesimo soggetto beneficia di questa esenzione per acquisti in modalità cross-border e-commerce che non superino nel corso di un anno 20.000 RMB, che sono circa 2.500 euro, fino ad un massimo di 3.240 RMB, sempre su base annua, diciamo, non sono importi francamente altissimi, tenendo conto delle potenzialità del consumatore cinese di acquisto, soprattutto per quanto riguarda i beni del lusso. Mi riferisco alla moda, mi riferisco all'oggettistica, circa per esempio orologi, penne, eccetera, dove in effetti la modalità cross-border e-commerce viene ad avere un,
viene ad avere un particolare significato da un punto di vista economico e commerciale. Aggiungo, a chiosa un po' di questo, che la normativa prevede espressamente che l'acquirente finale deve acquistare per se stesso, il consumatore finale deve acquistare per se stesso e non è autorizzato a rivendere. Quindi, anzi, vengono previste delle norme specifiche per monitorare che, per esempio, per monitorare situazioni in cui ci siano acquisti in blocco di prodotti in modalità cross border, magari effettuati anche da soggetti diversi, però riferibili a un medesimo indirizzo. Quindi c'è appunto questo aspetto che riguarda soprattutto il lato consumatore, però di cui è opportuno tener conto. E passerei quindi anche direttamente alla terza sezione di questa conversazione introduttiva, che riguarda appunto un'analisi dei costi per accedere a una delle due o entrambe principali piattaforme per il commercio online dedicate appunto alla modalità transfrontaliera. E le piattaforme sono Tmall Global e JD Worldwide. Tmall Global è una piattaforma, l'indirizzo è tmall.hk Hong Kong, è una piattaforma che appunto fa parte di Tmall e più in generale del gruppo Alibaba, che è appunto che è focalizzato su tutti i servizi via internet, dalla vendita online sia cross border che domestica, sia servizi di pagamento, sia servizi di gestione del risparmio addirittura. E questa è la piattaforma, diciamo, che ha maggiori accessi in termini statistici e anche la cui gamma di prodotti tende ad essere, piuttosto elevata. I suoi costi di accesso, infatti, sono superiori rispetto a quella che adesso andremo a valutare di JD Worldwide, che ha un volume di accesso accessi inferiore e fa parte di un altro gruppo di riferimento. Quindi, andando ai numeri, innanzitutto deve essere pagato un deposito che in quanto tale appunto sarà restituito, ma che comunque rappresenta inizialmente un costo di cui tener conto, che è pari a $25,000 per Tmall Global e a $15,000 invece per JD Worldwide. La finalità di questo deposito è anche quella di consentire alla piattaforma di gestire eventuali domande di risarcimento da parte dei consumatori finali per responsabilità connesse appunto a responsabilità del produttore, perché in questo caso è configurabile una responsabilità solidale di chi vende, dell'azienda straniera che vende e della piattaforma attraverso la quale avviene la vendita. E poi ci sono dei costi fissi annuali che nel caso di Tmall Global possono andare dai 5.000 ai $10,000 all'anno a seconda della tipologia di prodotto, e qualora i prodotti fossero di più di una tipologia si applica il costo corrispondente al prodotto, diciamo, più caro, tra virgolette. E mentre nel caso di JD Worldwide parliamo di circa $1,000 per ciascun negozio virtuale. Poi ci sono delle commissioni per ciascuna transazione, per ciascuna operazione di compravendita, che nel caso di Tmall vanno dal 2 al 5%,
dove è comprensiva del costo di vendita e dei costi della logistica, e invece nel caso di JD Global vanno più o meno gli stessi valori dal 2 all'8%. Va poi aggiunto, tra le varie commissioni, i costi, eccetera, è anche il costo a livello di commissione che va corrisposto alla società attraverso la quale avviene il pagamento. Per esempio, nel caso di Tmall Global, questo avviene attraverso Alipay, che è un fornitore che fa parte del medesimo gruppo Alibaba e per il quale la commissione è pari all'1% dell'importo della transazione. Quindi, diciamo, oltre all'aspetto normativo, è necessario anche fare bene i conti tra queste due opzioni ed avere un'idea del budget che possa essere necessario per avviare su Tmall Global o su JD Worldwide o su un'altra piattaforma eventualmente che si individuerà per avviare un punto vendita online. E, mi avvio alla conclusione per queste considerazioni finali, cioè che non è facilissimo essere ammessi nel senso di aprire un negozio virtuale su queste due piattaforme, in particolare su Tmall Global. Ci sono dei requisiti formali a monte, cioè che chi vuol vendere sia titolare dei diritti di proprietà intellettuale in relazione al prodotto, o perché ne è proprietario, oppure perché ne è un licenziatario autorizzato. Ma poi ci sono anche, c'è anche, diciamo, uno screening, una selezione che si basa sulla qualità del prodotto, sulle potenzialità e sulla reputazione che ha il fornitore, che si preferisce sia un soggetto che abbia già sul proprio mercato di appartenenza uno storico, chiamiamolo così. E noi come consulenti, come NCTM, possiamo appunto aiutare soprattutto in riferimento alla parte normativa, regolamentare, cioè i requisiti per avviare la modalità di vendita cross-border, nonché di avviamento delle trattative e dei contatti con la piattaforma per superare lo screening iniziale e poi poter avviarsi nella modalità di vendita. Ci sono altri aspetti con cui eventualmente dobbiamo invece collaborare con altri fornitori, che possono essere quelli di apertura del negozio online e il suo mantenimento nel corso della sua operatività. Ringrazio e termino intanto qui. Sono io che ringrazio lei, Avvocato Geremia, per questa presentazione estremamente interessante. Io credo che gli imprenditori in ascolto abbiano potuto cogliere effettivamente le opportunità, quelle opportunità non come avevo scritto, opportunità ancora non sfruttate di cui parlava l'ambasciatore Iannucci. Queste sono effettivamente delle opportunità che probabilmente non sono ancora colte in maniera sufficientemente ampia dagli imprenditori. Quindi la ringrazio per questa presentazione, sicuramente la ringrazio anche per la disponibilità a essere di supporto alle imprese che vogliano eventualmente interessarsi, quantomeno avere maggiori informazioni su queste opportunità, e quindi nel caso ci fossero imprenditori all'ascolto che a seguito di questa presentazione ritengono di poter avere i requisiti o comunque quantomeno di voler approfondire la questione, sicuramente possono fare riferimento a CNA, sia nella mia persona sia nella persona della collega Katia Badaloni di CNA Tecnoquality Export Box, che poi naturalmente si farà tramite presso NCTM per approfondire la questione con le singole imprese. Benissimo, quindi ancora grazie, Avvocato Geremia. Passiamo ora alla prossima relazione, al prossimo intervento dell'Avvocato Hermes Pazzaglini. Il titolo della relazione è Le Joint Venture in Cina in base alla nuova legge sugli investimenti stranieri. Quindi la relazione dell'avvocato Pazzaglini atterrà una breve introduzione pratica sulle nuove joint venture in Cina in base alle
più recenti riforme. In particolare, la trattazione si baserà sulla normativa entrata in vigore proprio il 1 gennaio di quest'anno in materia di investimenti stranieri nella Repubblica Popolare Cinese, che ha uniformato nella sostanza la disciplina relativa alle società straniere con quella delle società cinesi. L'avvocato Pazzaglini, accreditato come solicitor presso l'Alta Corte di Hong Kong dal 1999 e di Londra dal 2000, è arbitro presso lo Shanghai International Arbitration Center, parla e scrive correntemente il cinese. Dal 2009 è il responsabile dell'ufficio di Shanghai di NCTM, dal quale mi pare di capire è collegato al momento. È specializzato in operazioni transazionali coinvolgenti la Cina, vanta più di 20 anni di esperienza in fusioni, acquisizioni e joint venture nella Repubblica Popolare Cinese. Quindi anche in questo caso una grandissima esperienza, una lunga e consolidata, un lungo e consolidato lavoro in questo paese. Quindi a lei, avvocato Pazzaglini, per la prossima relazione. Grazie. Scusate. Grazie infinite, dottoressa Trenta, e grazie molte anche all'ambasciatore Iannucci, e al mio collega Geremia e a tutti i partecipanti che ci ascoltano in questo momento. Ora, ho deciso di parlare di questo tema che sembra vecchio, trito e ritrito, le joint venture, per due motivi. In primis perché, come diceva l'ambasciatore Iannucci, è un tema politico. Con una joint venture noi ci mettiamo direttamente in contatto continuativo, in contatto stretto con una controparte cinese. E in secondo luogo, perché c'è stata una riforma importante, come lei, dottoressa Trempa, ha giustamente menzionato, il 1 gennaio 2020. E qui devo dire che vista da qui, dalla Cina, bisogna guardare, leggere i nostri giornali, i nostri media con attenzione e filtrandoli, perché sembra che la Cina abbia smesso di fare le riforme. No, la Cina continua a fare riforme e questa è una riforma importante perché praticamente ha spazzato via il vecchio sistema di statuto speciale delle società a investimento straniere, uniformandole alle società cinesi in generale. E un'altra riforma importantissima che c'è stata quest'anno e che prenderà in vigore il fine di dicembre di quest'anno è l'introduzione di un nuovo codice civile. La Cina continua ad aprirsi, continua a fare riforme, non le fa alla velocità che vorremmo noi e non le fa come vorremmo noi. Vero, verissimo. Infatti siamo in continuo dialogo con la Cina su questo. C'è stato lunedì scorso il summit con Ursula von der Leyen e Angela Merkel e Xi Jinping dell'Unione Europea. Stato riflettuto nel discorso on the State of the Union di Ursula von der Leyen oggi stesso. Ma la Cina continua a riformare, queste riforme si vedono, e in particolare noi quest'anno nel nostro lavoro pratico di avvocati che siamo qui in Cina ad aiutare, a stare al fianco, come dice il mio collega Geremia, degli imprenditori italiani, abbiamo visto una risorgenza, un interesse nuovo alle joint venture. E io dunque ritorno su questo argomento in apparenza antico, ma in realtà sempre nuovo. In apparenza obsoleto, ma in realtà sempre nuovo. E divido la mia presentazione in tre parti. Primo, joint venture come e perché, cioè dove parlerò in linea generale del significato delle joint venture, perché fare una joint venture, perché non farla e come farla. In secondo luogo, parlerò del contenuto di questa riforma, del contenuto proprio pratico, delle possibilità nuove che questa riforma apre nel campo delle joint venture. E in terzo luogo parlerò invece cosa non è cambiato, cosa differenzia una società in joint venture o anche non in joint venture in Cina da una società in Italia. Quali sono le caratteristiche che diventano spesso le trappole per chi non le conosce?
di un investimento di natura societaria in Cina. Entro dunque direttamente in medias res. Primo, se fare una joint venture o se non farla. Questa è una domanda che si fanno molti imprenditori. E sento purtroppo ancora imprenditori che dicono: io ho bisogno di un partner cinese perché da solo non ce la faccio. Questo è un ragionamento molto comprensibile, allo stesso tempo è un ragionamento rischioso. Perché un socio di joint venture è un amico, ma come si dice in Italia, certe volte dagli amici mi guardi Dio. Perché è un amico, ma è anche una persona che ci può aiutare, ma è anche una persona che ci può ostacolare, che può anche fallire la joint venture se vuole. Dunque, nel momento in cui scelgo il mio partner, devo sceglierlo con la sicurezza che, anche se i suoi obiettivi possono essere differenti dai miei, comunque abbia un interesse a far funzionare la joint venture più o meno secondo i miei piani o secondo i miei obiettivi per un certo periodo di tempo. È classica la situazione, purtroppo molto conosciuta, in cui l'imprenditore italiano insegna determinata tecnologia alla joint venture, al socio cinese. Il socio cinese contribuisce risorse di tipo immobiliare o di mercato, eccetera, finché non ha imparato. E quando ha imparato, l'imprenditore cinese o in passato muoveva le banche, muoveva il governo, adesso certe volte dice semplicemente basta, me ne voglio andare, ti compro la partecipazione, ti ridò quello che ho investito e ciao. Questo è quello che è capitato a uno dei nostri clienti quest'anno. Ecco, quando si pianifica una joint venture bisogna farlo con gli occhi aperti, bisogna capire quali sono gli obiettivi effettivi del nostro partner, bisogna dargli quello che si è disposti a dare e stabilire patti chiari anche sulla durata e sugli obiettivi della joint venture. Ora, recentemente tra le riforme che si sono fatte si sono ridotti quei settori in cui la joint venture resta obbligatoria e sono ormai ridotti a una manciata di settori, tipo, non so, il value added telecommunication activities, oppure certi settori nel campo dell'automotive, ma nella maggior parte dei casi la joint venture non è più obbligatoria e possiamo investire con una società direttamente posseduta da noi, per cui la joint venture non è più una scelta, diciamo, obbligata. È da segnalare tuttavia che esistono limiti extragiuridici alle attività imprenditoriali delle società senza socio cinese. Quali sono questi limiti extragiuridici? Per esempio, come mi potrà forse confermare il dottor Miele, è più difficile l'accesso al credito da parte di banche cinesi, oppure è più difficile l'accesso alle gare di public procurement, di vendita a società che appartengono al governo cinese. Queste sono tutte questioni che sono, diciamo, ampiamente in discussione tra la Camera di Commercio Europea e il governo cinese, ma questi sono anche dei motivi per cui alcune società preferiscono una joint venture, perché permette l'accesso a dei mercati o accesso al credito di tipo diverso. Per questo occorre far chiarezza subito sullo scopo e sui ruoli di ciascuno, sugli obiettivi della joint venture e essere realisti sulla durata. Ora, senza voler fare generalizzazioni inopportune, nella mia esperienza normalmente una joint venture, salvo casi particolari, tende a durare 3, 5, 7 anni al massimo. Bisogna avere dunque un meccanismo di uscita, un meccanismo per cui se le parti non sono soddisfatte della collaborazione possono ritirarsi senza dover necessariamente danneggiare la società in joint venture.
Ecco, con questo concludo la mia parte introduttiva. Quali sono state le modifiche alla legge sulle joint venture? Diciamo, quali sono state le modifiche pratiche al modo in cui operano le joint venture a partire dal 1 gennaio 2020? In primo luogo, il contratto di joint venture non è più obbligatorio, non è più l'atto costitutivo con cui si crea la società, come era in passato, ma il contratto di joint venture è diventato un patto parasociale, sostanzialmente analogo ai patti parasociali nelle società italiane. Il documento che regola i rapporti interni tra i soci è principalmente lo statuto. Il patto parasociale regola patti aggiuntivi tipo la nomina degli amministratori, tipo opzioni di uscita, eccetera, obblighi di finanziamento ulteriore, eccetera. Stiamo perdendo. Avvocato Pazzaglini, non la sentiamo più, forse ha inavvertitamente disattivato il microfono. Vitale, diciamo, ci importante sente? Che dovevo mettere. Prego? Mi scusi, no, dottoressa. Tutto bene, stavo... l'abbiamo persa per alcuni secondi, non avevamo più l'audio, adesso è tornato. Perfetto, ecco. Prosegua pure. Una delle cose che non è cambiata in Cina è la muraglia internet, per cui tutto quello che passa filtra, e filtrando ogni tanto si perde qualche cosa. Ecco, un terzo punto è che è possibile avere adesso una distribuzione di dividendi non proporzionale ai conferimenti, per cui è possibile, per esempio, anche servendosi una joint venture di tipo puramente societaria, cioè di una SRL o di una SPA, utilizzare quei meccanismi che una volta erano riservati a tipi particolari di società, chiamate le cooperative joint venture, per cui io non lo so, entrando ho una partecipazione del 50%, ma avrò una distribuzione degli utili del 75% per i primi 5 anni, per esempio, e dopo posso uscire, lasciando magari il mio stabilimento costruito da me alla parte cinese, che è quello che desiderava, per cui magari in definitiva voleva solo lo stabilimento da me. Ecco, in terzo luogo, la governance si è modificata delle joint venture, perché in passato le joint venture non avevano un'assemblea dei soci, e adesso ce l'hanno, e hanno un sistema, diciamo, di assemblea e di consiglio di amministrazione decisamente più simile a quello delle SRL e delle SPA italiane, anche se con qualche differenza che vedremo successivamente. Ecco, che cosa invece non è cambiato? Che cosa è rimasto uguale? E che cosa, ma questo vale non solo per le joint venture con i cinesi, ma vale anche per tutte le società cinesi, anche se io dovessi costituire una mia società al 100% o con degli altri soci italiani, restano comunque delle particolarità del diritto societario cinese che vanno tenute in conto e che qualche volta sono problematiche per gli investitori italiani. In primo luogo, io non posso avere una società con sede legale puramente simbolica. Cosa vuol dire? Vuol dire che la sede legale dipende, le caratteristiche della sede legale dipendono dal mio oggetto sociale. Se io desidero costituire una società, in joint venture o meno, che produca macchinari, devo costituire la mia sede sociale in una fabbrica di caratteristiche giuridiche, ambientali e fisiche idonee
alla costruzione di macchinari, che io intendo costruire. Se io voglio aprire una joint venture che invece gestisce dei negozi di moda, la mia sede legale deve essere un negozio. Se voglio aprire una joint venture che si occupa di trading, la mia sede legale deve essere un ufficio. E devo avere la disponibilità di questo ufficio attraverso un contratto di affitto stipulato direttamente col proprietario, o se è di subaffitto, devo comunque dimostrare la catena di titolo che mi permette di avere la disponibilità dell'immobile in questione in cui andrò a esercitare la mia attività. Per cui non costituisco una società nel vuoto, ma costituisco una società con determinate attività in un immobile appunto idoneo. In secondo luogo, il fatto che le leggi speciali per le società di investimento straniero siano state abolite non significa che sia stato abolito tutto il sistema di controllo dei cambi valutari. Dunque, la mia joint venture avrà un capitale specifico in una valuta specifica che potrà essere RMB, euro, eccetera, in un conto specifico capitale nel quale io andrò a fare i miei versamenti, e avrà la possibilità di ottenere finanziamenti dall'estero collegata, in misura collegata al valore del capitale, secondo determinate bande. Faccio un esempio. Se la mia joint venture è relativamente piccola e ha per esempio un capitale sociale di 700.000 euro, il massimo dei finanziamenti che potrò ottenere dall'estero, cioè il massimo dei prestiti che gli potrò fare o che potrò garantire una banca italiana, che una banca italiana potrà fare come parte del mio gruppo, sarà di 300.000 euro. Dunque io dovrò calcolare il capitale in base alla somma che effettivamente mi servirà, perché non potrò sovraesporre la mia società. Esistono dei limiti ai prestiti esteri che la società potrà fare. In realtà questi limiti teoricamente esistono anche rispetto ai prestiti domestici, per cui anche rispetto ai prestiti effettuati dal socio cinese. In pratica però, per quello che concerne i prestiti di natura puramente nazionale, cioè Cina su Cina, le autorità finora non impongono sanzioni di nessun tipo, mentre rispetto ai finanziamenti che arrivano dall'estero, superata la soglia, semplicemente il sistema bancario non fa passare i soldi. Un terzo punto molto caratteristico delle società cinesi concerne il potere di rappresentanza. Gli amministratori di per sé hanno potere decisionale, ma non di rappresentanza. Sono come se fosse un puro cervello, senza bocca, un cervello che pensa, che decide, ma che non può parlare. L'unico organo di rappresentanza vero e proprio è il rappresentante legale, che ha poteri di rappresentanza della società per tutti gli atti ordinari e straordinari, di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Devo correggermi, c'è un altro organo che si chiama General Manager o Direttore Generale, che invece ha la rappresentanza della società, ha i poteri di rappresentanza della società per tutto quello che concerne gli atti di amministrazione ordinaria, che sono sostanzialmente gli atti di, diciamo, di esercizio di quello che è il business scope, come si chiama, l'oggetto sociale della società. Questo è fondamentale, per cui una maggioranza nel CDA mi permette sì un potere decisionale, ma non mi dà necessariamente il controllo operativo della società.
il controllo operativo della società me lo dà la nomina del rappresentante legale e del general manager. Inoltre, è equivalente alla firma del general manager la posizione del timbro ufficiale della società. Il timbro o sigillo societario è un timbro di gomma inchiostrato registrato presso l'ufficio di pubblica sicurezza, unico, non riproducibile. La riproduzione di un timbro non autorizzata è falso, che rappresenta, che è equivalente alla firma del rappresentante legale. Per cui con questo timbro io posso compiere tutti gli atti, posso alienare un immobile, posso comprare un immobile, posso chiudere una partecipata, posso licenziare una persona, posso fare qualsiasi cosa. Queste due caratteristiche mi dicono che le società cinesi, in joint venture o no, sono monarchiche, non sono repubblicane, qui c'è una persona che ha tutti i poteri, ed è il rappresentante legale, e questi poteri non sono limitabili con efficacia esterna, e non hanno il telecomando. Cioè, anche se il rappresentante legale è in Italia, abita ad Ancona o a Iesi, per cui non c'è problema, la società la controllo io perché sono qua io, c'è qualcuno in Cina con il timbro che ha in pratica gli stessi poteri. Dunque, in qualsiasi tipo di società facciate, mandate gente fidata lì. Se non potete mandare gente fidata, non fate una società. Comprate un 5% che adesso si può fare, tanto va bene lì, l'ho perso, non fa niente, via. Ecco, questo, diciamo, sono e sostanzialmente quello che avevo da dire. Sono più che disponibile a eventuali domande che mi vorrete fare tramite la moderatrice o in qualche altro modo. E detto questo, concludo la mia presentazione. Grazie molto. Grazie a lei, Avvocato Pazzaglini, e grazie per la sua competenza su questo tema estremamente delicato, che non voleva certamente scoraggiare gli imprenditori all'ascolto, ma allertarli a fare i passi con le dovute accortezze, mi sembra di poter dire. Benissimo, quindi grazie ancora a lei per questo contributo. Stanno nel frattempo arrivando le domande, ma direi di raccoglierle tutte e poi farle eventualmente al termine di tutte le tre le presentazioni. Quindi è rimasto un terzo intervento, quello del dottor Miele. L'intervento del dottor Miele illustrerà la rilevanza della partecipazione alla China International Import Expo del 2020 ed approfondirà gli obiettivi e le caratteristiche della piattaforma elettronica creata dalla Industrial and Commercial Bank of China per realizzare incontri digitali transfrontalieri finalizzati ad aumentare l'export e l'import tra l'Italia e la Cina. Il dottor Sergio Miele è un Senior Business Development Consultant presso l'Industrial and Commercial Bank of China, il più grosso gruppo bancario cinese con un raggio di attività che copre 40 paesi sparsi in 6 continenti e fornisce servizi finanziari a oltre 4 milioni di clienti corporate e 400 milioni di clienti retail, quindi veramente un colosso del mondo finanziario. La presenza in Italia della ICBC è stata istituita nel gennaio del 2011. Il suo supporto sia finanziario sia tecnologico è in grado di fornire ampi servizi finanziari ai propri clienti. Il dottor Miele ha una profonda e consolidata esperienza in ambito bancario a livello internazionale e una lunghissima esperienza maturata in Cina. Quindi ancora una competenza ai massimi livelli per noi. Ne siamo naturalmente molto felici e onorati e passo volentieri la parola al dottor Miele per il suo intervento. Grazie. Grazie dottoressa Trenta, buongiorno a tutti, un saluto all'ambasciatore Iannucci, del quale ho molto apprezzato e condiviso l'illuminato intervento, e un saluto
agli amici Carlo Geremia e Hermes Pazzaglini, che ho avuto modo anche di incontrare e di conoscere durante la mia permanenza in Cina, che è durata esattamente 11 anni per il gruppo Unicredit come rappresentante prima a Pechino e poi a Shanghai. Io ho militato per moltissimo tempo, oltre 40 anni in Unicredit, mi sono interessato negli ultimi 20 anni in 6 paesi diversi dove ho lavorato di internazionalizzazione delle PMI, e sicuramente l'esperienza più significativa è stata quella testé citata in Cina, esattamente dal 1998 al 2009, quando già era ampiamente avviato il processo di espansione che ha portato ad essere la Cina quello che è oggi. Due parole velocissime: la dottoressa Trenta ha già parlato di ICBC. ICBC in effetti è un colosso mondiale, oltre ad essere la più importante banca cinese, anche la più grande banca al mondo in termini di finanziamenti erogati, in termini di depositi raccolti, in termini di utile e conseguito. Per darvi un'idea, i finanziamenti erogati dall'ICBC corrispondono a 2,5 volte il PIL italiano, quindi ad oltre 4.000 miliardi di dollari. In Italia in realtà la banca ha come sua attività un'attività che è rivolta prevalentemente alle grandissime imprese, quindi alle multinazionali italiane, che sono poi quelle che fanno principalmente capo al Ministero dell'Economia, e le altre più grandi multinazionali private, e alle multinazionali straniere che sono appunto basate in Italia. E da in Cina ovviamente opera come banca universale, quindi la dottoressa ha già parlato di 400 milioni di clienti, sono cifre pazzesche, ma sono cifre comprensibili per chi conosce una realtà come la Cina, dove le dimensioni sono sempre qualcosa che meravigliano anche i paesi occidentali più avanzati, oltre ai più avanzati, come può essere l'Italia. Da un paio di anni però ICBC sta rivolgendo con un servizio che adesso illustrerò molto velocemente anche alle piccole e medie imprese italiane. Brevissima premessa su quello che la dottoressa Trenta ha già citato, che riguarda la China International Import Expo. La China International Import Expo, anche qui siamo davanti alla manifestazione più grande al mondo in questo settore, è una fiera di importatori. È stata voluta da Xi Jinping circa 3 anni fa. Quest'anno a novembre ci sarà la terza edizione, anche se poi darò dei dettagli su questa terza edizione, il cui successo e la cui grandiosità, che doveva stare a sottolineare la riaffermazione della Cina dopo l'episodio pandemico come motore del mondo, principale piattaforma produttiva e principale mercato di sbocco del mondo, probabilmente avrà una realizzazione piuttosto limitata per motivi che poi accennerò brevemente. Dicevo, questa fiera degli importatori, a cui hanno partecipato 3 anni fa e 2 anni e anche l'anno scorso, nel 2018 e nel 2019, ha partecipato un numero importante di piccole imprese italiane, è una fiera a cui ICBC, l'Industrial Commercial Bank of China, più semplicemente il suo acronimo inglese ICBC, partecipa come co-organizzatore, organizzando degli importanti summit a cui prendono parte i più importanti esponenti politici internazionali ed economici che partecipano all'evento, e nel contesto di questa fiera vengono organizzati, è stato fatto nel 2018, l'anno scorso anche nel 2019, e sarà ripetuto con le limitazioni di cui parlavo prima, anche quest'anno, vengono organizzati degli incontri B2B con cui vengono messe in relazione aziende italiane che hanno la possibilità di incontrare degli importatori cinesi scelti tra clienti delle 20.000 filiali che la banca ha in Cina nel mercato domestico, e sono visite ovviamente che vengono debitamente preparate sulla base di alcune schede e profilo che vengono consegnate all'ICBC di Milano, per cui si incrociano queste schede, questi profili,
con i profili di aziende cinesi clienti di ICBC, sulle quali evidentemente si effettua una selezione in termini di serietà, di professionalità e di affidabilità, e vengono realizzati questi incontri. Solitamente sono 4 incontri per azienda che la banca realizza in maniera totalmente gratuita. Ovviamente questa iniziativa risponde anche all'esigenza più volte conclamata dai politici cinesi di realizzare nel paese delle importazioni di alta qualità che non siano i soliti brand ultra conosciuti nel mondo, ma siano magari brand non famosi, ma la cui eccellenza qualitativa talvolta è anche superiore a quella dei brand più importanti. Quest'anno, ripeto, ci sarà una realizzazione della fiera, probabilmente non si è capito ancora bene in che forma, nonostante che siamo già a metà settembre. Questo perché? Perché ci sono ancora in essere, come sanno gli amici che vivono in Cina, dei vincoli di obbligatorietà di una quarantena, sia per gli stranieri che si recano in Cina, una quarantena di 15 giorni, e per quanto riguarda il paese che ci interessa, cioè l'Italia, un analogo vincolo di quarantena per imprenditori che dalla Cina ritornano in Italia. Questo evidentemente complica la partecipazione di aziende a questa fiera, perché l'imprenditore che decide di partecipare deve mettere praticamente in inventario 30 giorni di inattività, o quasi, anche se ormai gran parte dell'attività, soprattutto a livello strategico, a livello amministrativo e a livello di management, viene svolta nella stessa modalità che stiamo utilizzando noi adesso. Però evidentemente è una complicazione fare 15 giorni di quarantena in Cina e 15 giorni di quarantena in Italia. Per cui o si adotterà una soluzione, se vogliamo, avveniristica, che è stata già adottata per la fiera di Canton nel mese di aprile e che probabilmente sarà ripetuta ad ottobre, cioè la realizzazione di una fiera online, oppure, probabilmente questa via che sarà adottata, parteciperanno alla fiera di Shanghai i rappresentanti di aziende italiane che hanno già una presenza in Cina e che quindi non sono sottoposti a questi obblighi di quarantena. Vedremo quindi nei prossimi giorni esattamente cosa accadrà. Nel frattempo, Industrial Commercial Bank of China ha messo anche a disposizione di un certo numero di imprese italiane la possibilità di recarsi alla fiera come semplici visitatori. È chiaro che alla data in cui siamo è impossibile ipotizzare in questo momento la presenza con degli stand, è ancora possibile partecipare come visitatori. Partecipare come visitatori significa segnalare all'ICBC di Milano o tramite appunto delle indicazioni che vi verranno date dal CNA il desiderio di venire a Shanghai e di presenziare, di visitare questa fiera con un codice di accesso che viene fornito dalla ICBC, e chiedere alla ICBC di organizzare in base al proprio profilo degli incontri B2B. Ovviamente questa attività, poi uno dei nostri partner in questa attività è proprio NCTM, la sede di Roma e di Milano, che ci hanno segnalato nei giorni scorsi aziende italiane che hanno manifestato l'interesse di essere presenti almeno con una visita, se non con uno stand. Tra l'altro quest'anno è un anno molto particolare, avrebbe dovuto essere un anno molto particolare, perché era l'anno in cui si celebravano, e ancora l'anno formalmente, anche se queste celebrazioni per i motivi dell'emergenza medica sono state interrotte, era l'anno in cui si sarebbe dovuto celebrare il 50° anno di ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Cina, e anche l'anno della cultura e del turismo italo-cinese. Quindi era un anno estremamente importante che faceva seguito alla visita che è stata fatta l'anno scorso da Xi Jinping. Tra l'altro, condividendo pienamente quello che è stato detto dall'ambasciatore Iannucci, che ha effettuato un'analisi geopolitica molto oculata, almeno formalmente l'Italia è ancora, diciamo, ben
bene a dei rapporti che sono ancora ben saldi con la Cina, tanto è vero che il ministro degli esteri ha recentemente visitato l'Italia in un giro che ha fatto per l'Europa, il ministro Van Yi, un giro fatto per l'Europa in vari paesi europei, che ha iniziato come segno di attenzione e di rispetto nei confronti dell'Italia proprio dal nostro paese. Comunque è verissimo, anche io mi sono chiesto, come ha detto molto pragmaticamente l'ambasciatore Iannucci, mi sono chiesto più volte come i cinesi possano accettare certi atteggiamenti da parte dell'Italia che avrebbero praticamente portato forse in altri tempi con altri paesi ad una messa in crisi delle relazioni. È pur vero che l'Italia, e questa è un'affermazione che mi è stata fatta recentemente da importanti economisti cinesi che lavorano per l'ICBC e che hanno visitato recentemente Roma e con cui mi sono incontrato, è pur vero che l'Italia, con tutte le problematiche che conosciamo, con tutte le carenze che conosciamo, con tutta l'instabilità politica che l'Italia si porta dietro da tempo, continua a svolgere, a rivestire un'importanza geopolitica tale per cui viene ancora considerata un paese molto importante dalla Cina. Tornando a materie invece che più interessano le piccole imprese, accanto a questa attività di messa in relazione tra imprese italiane, importatrici ed esportatrici, che siano, ma nel caso della fiera, imprese esportatrici che intendono vendere in Cina, c'è un'attività invece di messa in relazione attraverso una piattaforma elettronica che è stata lanciata recentemente, ancora in via, diciamo, una situazione di rodaggio, ed è una piattaforma elettronica estremamente avanzata con cui si metteranno in relazione esportatori e importatori, ovviamente non solo dell'Italia ma dei paesi di tutto il mondo, noi ovviamente interessa l'Italia, con controparti cinesi. Si tratta di entrare in stanze virtuali che vengono predisposte, effettuare degli incontri completamente digitali. Stiamo parlando di qualcosa di futuribile, non dico di fantascienza, perché in realtà questa tendenza di ricorrere al digitale era già iniziata prima della pandemia. Diciamo che la pandemia ha favorito l'accelerazione di questa tendenza, che era già emersa in maniera importante, per cui sempre tramite NCTM, per quanto riguarda appunto Cinea ancora, segnaleremo non appena possibile la possibilità, sulla base di segnalazioni che ci saranno fornite da aziende del territorio in cui Cinea opera, di realizzare questi incontri virtuali attraverso questa piattaforma. Questo è fondamentalmente le novità e l'interesse di diciamo che ICBC può suscitare nelle piccole e medie imprese. Essendomi dedicato per tantissimi anni ai processi di internazionalizzazione delle PMI, come dicevo, in Italia per ICBC mi occupo di large corporate financing, quindi di temi completamente diversi, però vorrei prendere ancora 3-4 minuti per darvi delle indicazioni su quelli che, in base alla mia esperienza, sono i principi dell'internazionalizzazione, un processo da cui assolutamente non si può prescindere. Non si può prescindere dall'internazionalizzazione per le aziende che vogliono svilupparsi in maniera importante e crescere, e a maggior ragione non si può prescindere dal mercato cinese. Parliamo molto velocemente dell'importanza che riveste la conoscenza, cioè la formazione e l'informazione nei processi di internazionalizzazione. Nel nostro mondo tutto è estremamente complicato, niente può essere lasciato all'improvvisazione. È necessario formarsi e informarsi su quello che è il know-how dell'internazionalizzazione, adottando atteggiamenti di proattività da parte degli imprenditori. Questo webinar è un esempio molto significativo di come ci siano nuovi strumenti che consentono alle imprese, grazie alle istituzioni che spesso le rappresentano, come CNA, di approfondire determinate tematiche che un tempo era molto più difficile conoscere. L'altro aspetto importante di cui le imprese devono tenere conto è l'innovazione. Innovazione intesa non solo come innovazione di processo e di prodotto, ma come innovazione diffusa, innovazione del modello di business, adattamento a quelle che sono le nuove strategie di marketing, le nuove strategie di vendita, i nuovi modelli organizzativi. E in questo caso entriamo a piedi pari su quella che è la trasformazione digitale. Oggi esisteranno, in futuro
esisteranno, e questa è un'affermazione di importanti economisti, solamente imprese digitalizzate, imprese in corso di digitalizzazione, e non esisteranno, spariranno le imprese che non si sono adeguate a questo nuovo modo di operare che tocca tutte le fasi e i gangli di ogni azienda. Supporto istituzionale. Io ho lavorato in 6 paesi diversi dedicandomi ai processi di internazionalizzazione per una grande banca come Unicredit e ovviamente ho sempre rilevato una grossa deficit di supporto istituzionale da parte dell'Italia rispetto a paesi come i nostri partner comunitari come la Francia e la Germania. Ma è vero che negli ultimi tempi anche in questo campo le cose sono cambiate. Oggi ci sono istituzioni, le stesse ambasciate, che sono molto più proattive e collaborative di quanto fossero in passato, gli uffici ICE, la SIMEST e la SACE, che oggi operano sotto il cappello di Cassa Depositi e Prestiti con nuovi modelli organizzativi estremamente dinamici ed estremamente efficienti. Anche qui si tratta di fare uno sforzo di informazione, conoscere tutti i prodotti con i nuovi decreti emanati recentemente dal nostro governo. Oggi ci sono addirittura contributi a fondo perduto. È importante, quindi, e su questo ovviamente le banche, vi parlo delle banche italiane, hanno una grossa responsabilità, a cui non rispondono spesso e volentieri in maniera efficiente, ma le istituzioni come il CNA sono certo che possano svolgere un ruolo molto importante nel diffondere la cultura dell'organizzazione e in questo caso dei supporti istituzionali che sono presenti oggi nel nostro Paese. Tutto, e sono vicino alla conclusione, parlare quindi di conoscenza, formazione e informazione, parlare di innovazione, parlare di supporto istituzionale, quindi di apprendimento di tutto quello che il Paese può fare, che spesso non è facilmente intelligibile, può essere molto difficile per delle imprese piccole che costituiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo e commerciale. Ecco quindi che subentra un altro aspetto, quello dell'aggregazione, su cui abbiamo spesso profuso qualsiasi sforzo per poter, sia come sto parlando in questo caso nella mia attività in Unicredit, per tanti anni, cercando attraverso i contratti di rete o cercando attraverso altre forme di aggregazione di convincere le imprese di uscire da questo individualismo in cui sono arroccati, unirsi, andare insieme in paesi estremamente importanti dove singolarmente le piccole imprese non possono andare ma da cui non si può prescindere. Andare in questi paesi insieme e mantenere la propria individualità nei mercati in cui già si è, in cui c'è maggiore prossimità geografica e culturale e in cui magari, o addirittura insomma nei mercati domestici, continuare a farsi concorrenza. Ovviamente perché ciò si possa attuare è necessaria una filosofia dell'Unione che si basi su trasparenza, correttezza, affidabilità, onestà nei rapporti. Ma questa è una via ineludibile per le imprese che vogliono sopravvivere ai venti della globalizzazione. Quindi contrastare la vulnerabilità del nostro sistema produttivo aumentando la coesione e velocizzando tutti i cambiamenti in sintonia con una internazionalizzazione che è un elemento irrinunciabile e con sempre maggiore attenzione ad un paese come la Cina che sicuramente nei prossimi anni a venire rappresenterà sempre più un importante mercato di sbocco per il nostro paese. Grazie. Grazie davvero, dottor Miele, per questo intervento che mi è sembrato particolarmente utile, da una parte perché ha evidenziato alcune proposte molto operative, molto concrete, per le quali la ringrazio, quindi vorrei ricordare appunto la possibilità di partecipare a questo China International Import Expo nelle modalità in cui questo verrà, sarà possibile realizzare nei prossimi mesi attraverso la, come dire, il supporto di NCTM e quindi la possibilità di avere un accesso, come dire, privilegiato con un codice, la possibilità di realizzare persino degli incontri B2B con fino a 4 clienti cinesi. È evidente che non tutti potranno usufruirne, sarà fatto probabilmente una selezione anche in base alle richieste che sopraggiungeranno e alle, come dire, disponibilità e l'interesse da parte dei cinesi stessi.
comunque questo è un tema che ci interessa sicuramente moltissimo e per il quale io e la dottoressa Badaloni, insieme ai funzionari, all'avvocato Toti e alla dottoressa Formichella, ci terremo sicuramente in contatto per realizzarlo. Benissimo, quindi la segnalazione dell'opportunità, di questa prima opportunità è naturalmente benvenuta. Poi lei citava questa seconda interessantissima opportunità, quella della piattaforma elettronica. Quindi anche qui rimaniamo in attesa di vostri aggiornamenti, perché sicuramente anche queste stanze virtuali in cui incontrare in maniera digitale, no, in streaming online, i possibili partner cinesi, questo ci sembra pure estremamente interessante. E poi vorrei ricordare proprio a volo d'uccello i temi di cui si è occupato lei nella seconda parte del suo intervento, quindi la necessità di maggiore supporto internazionale anche da parte della politica, e come citava lei qualche cosa si sta muovendo, citava, no, anche gli ultimi decreti e la possibilità di accedere a dei contributi a fondo perduto, siamo informati di questo, i nostri responsabili a livello nazionale, la vicepresidente nazionale CNA, la dottoressa Datteri, sta seguendo insieme ai dirigenti di Simest questa situazione, e tra l'altro abbiamo già partecipato ad un seminario nostro interno in cui siamo stati edotti di tutte le nuove opportunità. Le riteniamo così interessanti per gli imprenditori che, anticipo a voi, ma soprattutto agli imprenditori ancora in collegamento con noi, che realizzeremo un seminario online su questa stessa piattaforma mercoledì 23, quindi esattamente tra una settimana, nel pomeriggio alle 15, saranno con noi il dottor Francesco Tilli di Simest, che ci racconterà appunto tutti i nuovi strumenti di Simest a disposizione delle imprese e la possibilità appunto di accedere ad un finanziamento a fondo perduto, da questi giorni, mi pare proprio domani, dovrebbe aprirsi la possibilità di fare le richieste, e fino al 31/12, grazie a questo temporary framework, addirittura questo fondo perduto non va ad incidere neanche nel de minimis, quindi molto interessante il nostro seminario di approfondimento per le imprese mercoledì 23. E poi gli altri temi che ha toccato, la necessità di formazione degli imprenditori, di aggregarsi, eccetera, tutto estremamente interessante, sono gli stessi temi di cui ci occupiamo noi, e quindi mi sento di poter dire che siamo assolutamente in linea su questo. Grazie infinite, dottor Miele, per questo intervento. Dunque, so che nel frattempo sono arrivate delle domande, abbiamo ancora, avevamo detto di chiudere alle 13, quindi abbiamo ancora circa 15 minuti. Chiederei quindi alla collega dottoressa Katia Badaloni, che ci segue da Iesi, di occuparsi lei di questa parte che attiene appunto alla erogazione delle domande ai nostri esperti, e chiedo agli esperti di stringere un pochino sulle risposte, perché poi i singoli imprenditori potranno eventualmente approfondire in separata sede. Quindi passo volentieri la parola alla collega Katia Badaloni per le domande che sono giunte nel frattempo. Grazie. E naturalmente ricordo a tutti coloro che vogliono ancora porne ai nostri esperti, c'è ancora tempo nei limiti dei 15 minuti che ci siamo dati. Grazie, e passo la parola a Katia. Sì, buongiorno. Intanto saluto i relatori e saluto i partecipanti. Vado velocemente a sottoporre le domande che sono arrivate fino a questo momento ai relatori in ordine appunto di esposizione. Allora, intanto per l'avvocato Carlo Geremia, dove possiamo trovare la lista dei prodotti ammessi alla Cross Border e-commerce? Allora, grazie dottoressa Badaloni. La lista è disponibile online. Ovviamente sarà mia cura condividere il link ed eventualmente il testo con lei, dottoressa Badaloni, con la dottoressa Trenta, eventualmente da inoltrarlo agli imprenditori interessati. A me risulta che sia soltanto in cinese, però farò una ricerca eventualmente se sia disponibile una versione anche tradotta, quantomeno in inglese.
Perfetto, grazie Avvocato intanto per la prima domanda. Passo alla seconda. La cross-border e-commerce è adatta sia per i prodotti B2B che per i prodotti B2C? La cross-border e-commerce è solo in modalità B2C, a consumatore finale, se ho inteso correttamente la domanda, quindi non possono essere vendute ad altri imprenditori in Cina. E c'è anche un appunto che forse è connesso a questa domanda, cioè nella normativa si dice che in principio viene anche vietata la modalità di acquisto online e consegna attraverso ritiro fisico presso un punto in Cina. Non so appunto se appunto il significato di questo tipo di proibizione sia anche diretto ad evitare appunto che possa essere utilizzata per modalità vicine al B2B. Comunque in linea di principio è solo esclusivamente B2C. Grazie Avvocato. Sempre per lei la prossima domanda. Quali sono i tempi necessari per la progettazione e apertura di un negozio online cross-border e-commerce? Ufficialmente dalle 2 alle 4 settimane, in pratica può richiedere anche alcuni mesi per la raccolta della documentazione, l'inoltro, rispondere ad eventuali domande. Nonché l'allestimento del negozio. Prego. No, prego, vado avanti. Sì, prego, ho finito. Ah, ok. L'ultima domanda, sempre per lei, Avvocato Geremia. I 1413 prodotti della lista che si potrebbero vendere cross border sono esenti dall'avere certificazioni cinesi? Sì, confermo che in relazione a questi prodotti la normativa prevede espressamente che non è richiesta la licenza nel caso di prima importazione, la registrazione o le certificazioni che sarebbero altrimenti richieste. E si aggiunge una precisazione che di solito magari di cui non si prende molto in considerazione. Adesso, visto che siamo un po' in era Covid, in periodo Covid, può essere comunque interessante ricordare. E cioè si dice che costituisce un'eccezione, ma a me sembra un'eccezione a monte, cioè a livello proprio di poter importare il prodotto in Cina, qualora l'importazione del prodotto sia stata oggetto di restrizione da parte delle autorità cinesi, perché proveniente da area in cui è in corso un fenomeno di epidemia, un fenomeno epidemico, oppure per evidenziata gravi problemi di qualità e di sicurezza del prodotto. Grazie Avvocato Geremia, sono finite al momento le domande a lei sottoposte, comunque ricordo ai partecipanti che è ancora possibile sottoporle tramite il form che trovate alla vostra destra. Passo alle domande per l'Avvocato Hermes Pazzaglini. Prima di avviare una joint venture in Cina, quali passi sono necessari per proteggere il nostro know-how? Oh. Domanda complicata. Dunque, premetto che il know-how, in quanto know-how, non è protetto in Cina. Sono protetti i brevetti registrati, dunque brevettati tutto il brevettabile, e sono protetti i segreti industriali. Che cosa sono i segreti industriali? Sono nozioni, informazioni di contenuto pratico, non di dominio pubblico, e protette con misure di riserbo. Dunque, che cosa dovete fare per proteggere il vostro know-how? Dovete registrare il registrabile, quello che non è registrabile dovete proteggerlo. Ok? I proteggerlo come segreto industriale, cioè dovete tenerlo segreto.
I segreti industriali sono protetti contro le acquisizioni illegali. Cos'è un'acquisizione illegale? Una sottrazione illegale di segreto industriale. Se io ho dei disegni della mia nuova collezione moda 2021 e tengo questi disegni chiusi a chiave in un armadio, qualcuno spacca l'armadio o spacca la serratura e sottrae i disegni e li fotocopia, questa è una sottrazione illegale. Ok? Forse i disegni non è una bella idea perché sono protetti da copyright, però diciamo se ho un manuale di istruzioni su come costruire questa penna. Se invece io spiego a Mr. Wang come si costruisce questa penna, Mr. Wang ha acquisito il mio segreto industriale in modo legale, lecito, perché gliel'ho spiegato. E io non posso più fermare Mr. Wang dall'utilizzare il metodo che gli ho insegnato. Grazie mille. Passo alla seconda domanda. Nella joint venture cinese, in cui l'impresa italiana apporta la tecnologia e il partner cinese la sua notorietà nel mercato straniero, chi dovrebbe attribuire il capitale necessario per sviluppare l'attività della joint venture? Allora, nell'uno o nell'altro apporto sono capitalizzabili, in pratica. Il capitale si conferisce in contanti o attraverso il conferimento di determinati beni che possono essere macchinari, che possono essere terreni, capannoni, eccetera, eccetera. In linea teorica è permesso il conferimento di tecnologia, però dico in linea puramente teorica perché questa tecnologia deve essere periziata e deve essere periziata da un perito cinese. Per cui non solo, ma una volta periziata deve essere conferita e deve essere dimostrato l'avvenuto conferimento della tecnologia da me, azionista, socio italiano, alla società. Ed è molto difficile riuscire a dimostrare che questa tecnologia sia stata effettivamente trasferita. Terzo, una volta che la tecnologia sia conferita, essa appartiene alla joint venture e non più a me. Sto parlando di tecnologia esclusiva, di segreto industriale, appunto, o di brevetto, come avevo detto, non di un puro know-how. Ok? Dunque, in una situazione di questo tipo, che cosa conviene fare? Conviene una joint venture bella, semplice, nuda e cruda, con un capitale concordato, versato in contanti. Senza tecnologia, senza conoscenze di mercato, senza nulla. Dopodiché si valorizza la tecnologia e io do in licenza o vendo la tecnologia con un corrispettivo e si valorizza altresì l'apporto di mercato. Cioè si dice al mio caro partner cinese, io ogni cliente che mi dai, ogni fatturato che mi procuri, ti prendi una cosa in più. Io la vedo onestamente così. In questo modo è tutto ben chiaro, altrimenti quello che succede è tipicamente, come succede sempre, che l'italiano fornisce la tecnologia, il cinese comincia a vendere, dopodiché l'italiano dice ma la tecnologia è mia, quello lì non fa niente, oramai i clienti già ce li ho, perché me li ha dati il cinese. Il cinese dice ma i clienti sono miei, oramai la tecnologia già ce l'ho perché me l'ha data l'italiano, e dopo 3 anni ci si comincia a scannare.
molto semplicemente. Grazie Avvocato. E passo all'ultima domanda. Contestualizzo perché so che questa domanda viene da un'azienda che opera nel settore della meccanica industriale e ci chiede nella costituzione di una joint venture quali sono le tempistiche per una negoziazione, tempistiche medie? Scusi. Allora, diciamo da un mese a sei mesi normali. Poi dipende da chi è la controparte. Se la controparte è una società privata in cui parliamo direttamente col capo, si fa velocemente. Se la controparte è uno di questi megagruppi statali con sette livelli decisionali di cui noi parliamo con livello 7,36, magari ci si mette un attimo di più, perché la persona con cui parliamo può avere determinati poteri decisionali o può non averli. Per cui è molto importante capire con chi parliamo e che poteri decisionali ha. Grazie mille, Avvocato. Passo all'ultima domanda, che è per il dottor Sergio Miele. L'Expo virtuale è molto interessante. Quali sono, secondo lei, i settori più forti in questo momento? Ma i settori più forti, cioè che possono interessare le aziende cinesi, sono, diciamo, quei settori in cui l'Italia eccelle. Ad esempio, abbiamo organizzato degli incontri nel food, nel settore della cosmetica, incontri più importanti nel settore energetico, tutto quello che Green Energy. In Cina, come in tutto il mondo, in questo momento c'è una transizione energetica, settori con tutto quello che ciò comporta, e i settori in cui c'è innovazione digitale, anche se credo che siate coscienti del fatto che anche la sfida tra Stati Uniti e Cina nel campo della tecnologia sia stata ampiamente vinta dalla Cina, quindi diciamo che teoricamente hanno poco da imparare. Tra l'altro è stata riportata proprio ieri, ce l'ho qui, una notizia dalla stampa di un nuovo record dell'Università di Hangzhou in Cina, che ha raggiunto nel campo del quantum computing, è stato ideato un computer che è 1 milione di volte più veloce del Sycamore, che è il computer quantistico di Google. Quindi, e poi ovviamente il settore della moda, il settore di tutto quello che è accessoristica, e poi il settore in cui l'Italia ancora riesce a mantenere una certa supremazia, che è quella delle macchine utensili. Grazie dottor Miele. Nel frattempo è arrivata un'altra domanda per l'avvocato Geremia. JD e Tmall sono stati spiegati. Che cosa ci può dire di Taobao? Come funziona? È possibile utilizzare anche questa piattaforma? Grazie. Taobao è allora, Taobao è una piattaforma per l'e-commerce domestico, che può essere utilizzata in modalità B2C oppure anche B2B, e rappresenta la piattaforma, diciamo, più ampia, più famosa, se si vuole, anche per l'e-commerce in Cina. E se noi, però, per rispondere alla domanda, se la domanda è: possiamo noi, azienda italiana, vendere via Taobao? Allora la risposta è no, in modalità cross border, cioè no senza avere una propria società in Cina, oppure senza avere un proprio distributore in Cina o altra forma o altro soggetto con cui si abbia un rapporto di collaborazione commerciale, che importi il prodotto e lo venda su questa piattaforma. Aggiungo poi una considerazione di carattere più commerciale, e cioè mentre Tmall Global, di cui parlavo,
in riferimento all'e-commerce, al cross-border e-commerce, cioè all'e-commerce transfrontaliero, rappresenta, tra virgolette, una boutique virtuale, quindi è ambita per accedervi con prodotti di un certo livello del Made in Italy o comunque stranieri. Taobao è diciamo la piattaforma, per intenderci, dell'e-commerce più nazional popolare esistente in Cina, quindi ha un'accessibilità molto ampia, c'è di tutto e diciamo e anche alle volte noi come diciamo professionisti, quando siamo chiamati a tutelare i diritti di proprietà intellettuale di aziende italiane, è anche oggetto di ricerche, perché alle volte appunto ci sono soggetti che vendono su queste piattaforme prodotti senza autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Ecco, spero di aver risposto alla domanda. Grazie mille. Poi l'ultima domanda che ci è arrivata e poi penso che potremo chiudere la sessione di oggi, non ha diciamo un referente specifico, quindi la pongo a tutti i relatori. È più semplice secondo voi fare business con la Cina dall'Italia o da Singapore in termini burocratici e di accordi? Posso? Prego. Ambasciatore, prego, vedevo che scuoteva il capo, infatti volevo... Prego. Innanzitutto non vedo perché uno debba andare a Singapore, qualificando l'iniziativa come non italiana o comunque facendo sorgere dei sospetti. Certo, Singapore funziona molto meglio dell'Italia, però se dobbiamo andare in Cina partiamo dall'Italia, anche perché... è un argomento che non abbiamo toccato ma che andrebbe approfondito. I nostri imprenditori dimenticano che in Italia ci sono gli interlocutori che loro cercano. Ci sono delle agguerritissime comunità cinesi che sono i migliori ambasciatori del loro paese e che sono i migliori organizzatori di canali di scambio con le aziende del loro paese. Quindi, partendo dall'Italia, direttamente con la Cina o passando attraverso i rappresentanti delle comunità cinesi in Italia, è la strada più semplice. A Singapore che succede? L'industria, l'impresa italiana perde i caratteri nazionali. C'è un'impresa italiana che è rappresentata, adesso forse la individuerete ma non voglio fare il nome, grande, è rappresentata da un americano residente a Singapore. Immaginate voi i cinesi come la considerano. Non è un'impresa italiana. Grazie ambasciatore. Abbiamo ultimato la sessione delle domande. Ricordo a tutti i partecipanti, perché è una domanda che è stata fatta, che il seminario, il webinar è stato registrato e che nei prossimi giorni riceverete una email con il link per poter visionare tutta la registrazione. Benissimo, grazie Katia per il tuo supporto in questa parte, grazie naturalmente a tutti i relatori che sono stati con noi e che hanno condiviso con noi questa mattina e con gli imprenditori in collegamento con noi una minima parte del loro ampio sapere, delle loro ampie conoscenze del mercato in Cina. Quello che abbiamo aperto questa mattina qui mi sembra di poter dire una finestra, quindi ci siamo appena affacciati, abbiamo visto che ci sono delle opportunità molto interessanti, condividiamo l'auspicio dell'ambasciatore Iannucci di sfruttare di più e meglio le enormi potenzialità di questo mercato, quindi sarà nostro impegno come CNA ma anche come Tecnoquality Export Box di facilitare al massimo
massimo, anche con la collaborazione di partner prestigiosi come NCTM, e la creazione di nuovo business tra le imprese italiane e le imprese cinesi. Quindi grazie anche agli imprenditori che hanno partecipato, a tutti coloro che sono collegati. Ricordo ancora una volta il prossimo seminario, mercoledì 23 settembre alle ore 15, sulla piattaforma GoToWebinar. Riceverete nei prossimi giorni l'invito ad iscrivervi con tutte le istruzioni e il programma completo da Katia. Naturalmente che ringrazio ancora una volta. E dunque l'ultimo ringraziamento va all'avvocato Toti e a Laura Formichella, che immagino siano ancora collegati da Roma con noi. Un abbraccio virtuale, Enrico e Laura, grazie ancora per averci cercato e aver creduto in questo possibile collegamento tra la CNA di Ancona e voi. Ne siamo onorati, ne siamo davvero felici. Credo di poter dire che questo è il primo passo, il primo incontro per l'avvio di una relazione davvero proficua per noi e per gli imprenditori del territorio. Grazie ancora a tutti i relatori e a tutti voi e una buonissima giornata. Grazie. Arrivederci. Grazie. A voi.